Il primo oggetto è il cellulare ed è anche l'unico. Sono Stefano e faccio il direttore in un campeggio molto grande. Quello che ho imparato dopo una vita di lavoro nel turismo all'aria aperta è che se un direttore è bravo, alla fine diventa inutile. Però quando è necessario ci deve essere, e quindi l'unico modo per rintracciarti all'interno anche di una struttura come questa, che è quasi 40 ettari, è quello di farti una telefonata. Oltre ad essere l'interfaccia fra i miei responsabili ed i nostri ospiti, mi piace molto rispondere alle recensioni. Tutte le recensioni negative le leggo e a tutte rispondo, perché sono motivo di crescita, perché a volte si sbaglia e quindi si deve chiedere scusa, perché è una questione di rispetto nei confronti di coloro che, in mezzo a un'incredibile scelta di possibilità di vacanza, ci hanno scelto per trascorrere da noi le loro meritate vacanze. Capire un po' di manutenzioni, lavorare con i manutentori, lavorare con i camerieri, con i baristi, lavorare al market, lavorare nel check-in, nel check-out, il booking. Insomma, visto che un direttore alla fine deve poi essere quello che aiuta i suoi responsabili, per forza di cose deve capire e sapere di che cosa stiamo parlando. Un approccio asettico, cioè io arrivo e sono il direttore, si fa come dico io, assolutamente non può andare bene. Mantenere un buon rapporto fra i diversi settori, e se ci sono delle tensioni fra i settori, tu non devi aspettare che te lo dicano, tu devi capire, devi intervenire e devi fare in modo che i tuoi responsabili vadano d'accordo fra loro. Quindi l'importante è l'empatia, non essere impulsivi. Devi essere in grado di dare fiducia, devi essere in grado di cogliere i momenti durante i quali i tuoi collaboratori si trovano in crisi. Insomma, la scelta dei collaboratori è basilare, perché poi sono loro che devono fare il booking, sono loro che devono occuparsi del food and beverage e del marketing. Tu deleghi a loro perché ti fidi di loro, e loro accettano la tua delega perché si fidano di te.